E allora è ufficiale dalla mezzanotte la nascita della Superlega, i 12 club fondatori: Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham lo hanno annunciato attraverso un comunicato. È ovvio che è una notizia bomba nel mondo del calcio. Sostanzialmente non esagero dicendo che oggi non si fa che parlare di questo. Reazioni, aggiornamenti, insomma shock, per usare un'espressione ultimamente anche abbastanza utilizzata in altri settori. Si parla di una competizione alternativa alla Champions League che andrebbe a sostituire la Champions League con più squadre e sostanzialmente un'organizzazione che permetterebbe alle squadre e alle società che hanno fondato questa Superlega di avere più introiti rispetto alla Champions League. Questo in buona sostanza, per riassumere molto quello che sta accadendo. Ovviamente, insomma, ci sono tante critiche, tante preoccupazioni. I quotidiani sportivi che vi mostriamo, anche le prime pagine, sono di oggi e quindi sostanzialmente per noi, soprattutto del settore, sono già vecchi. Però il tema, come detto, del tema si parlerà a lungo. Superlega, UEFA alla guerra, questo è il Corriere dello Sport, questo è il pallone dei ricchi, che è l'apertura della pagina sportiva del Corriere della Sera, e poi la Gazzetta, Superlega, super no. Come vedete, non solo si riporta quanto accaduto, quanto annunciato, ma già si tende a dare dei giudizi, insomma, non propriamente positivi, insomma, su questa idea. Noi cerchiamo di parlarne con il nostro ospite, che saluto e che ringrazio per la disponibilità, Flavio Tranquillo, giornalista di Sky Sport 24. Flavio, grazie per essere qui con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E allora, l'idea che ti sei fatto a fronte di questa organizzazione, o meglio di questo annuncio di questi 12 club europei, io che seguo anche la pallacanestro l'ho subito collegato a quello che è accaduto e quello che accade tuttora nell'Eurolega della pallacanestro, e cioè squadre che fondano in autonomia la propria Champions League, diciamo così, la propria massima competizione europea. E ancora va così, perché sono 11 squadre fisse, poi ci sono 5 squadre che entrano o escono per meriti sportivi, e poi ci sono i due inviti, le cosiddette wild card, a disposizione. E così si è generato un campionato alternativo a quelli nazionali, in aggiunta ovviamente a quelli nazionali. È ovvio che le dinamiche non potranno essere uguali, anzi c'è chi dice che si mira a un modello americano. Credo, e qui ti cedo la parola, non tanto per come è organizzata, perché la NBA è altra realtà che conosci molto molto bene, si muove in altri modi, la dinamica è ben diversa. Credo che quando si fa riferimento alla NBA, parlando di questa Superlega, si intenda che si mira a un giro d'affari simile a quello della NBA, ma che di sicuro non può avvenire attraverso lo stesso modo in cui è organizzata la National Basket Association. Ho messo sul tavolo diversi temi, molto semplicemente scegli tu da dove vuoi partire, Flavio. Massima libertà di movimento. Ma io partirei dal fatto che dobbiamo avere degli elementi certi, e gli elementi certi che abbiamo non ci permettono di capire se lo scenario futuro sarà di tipo A, di tipo B o di tipo C. Per tipo A intendo un distacco totale tra queste 20 squadre, o comunque tra questo concetto, perché sono 20 squadre nel progetto di oggi, con 12 più 3 soci fondatori, utilizzo i termini dell'Eurolega di pallacanestro perché mi sono naturalmente consueti, più 5 wild card, ma domani potrebbero diventare 25 o 30 o 40 secondo questa logica. Quindi lo scenario A è: ci saranno queste X squadre dentro questo framework e poi tutte le altre fuori. Lo scenario B è quello, per esempio, della pallacanestro in questo momento, laddove lo scenario A è quello più o meno della NBA. Lo scenario B è quello della pallacanestro in questo momento: c'è sia l'idea di campionato nazionale in cui giocano le stesse squadre che fanno l'Eurolega, che l'Eurolega stessa, non riconosciuta dalla FIBA, che è l'equivalente più o meno della UEFA,
e che comunque disputa la sua competizione europea, che si chiama Basketball Champions League, e convivono naturalmente con enormi alti, enormi bassi, enormi difficoltà, punti molto più di contrasto che di convergenza, ma convivono. E poi c'è un possibile scenario C per cui tra qui e il futuro si ricreerà un equilibrio, come posso dire, unico, presumibilmente ridisegnando il ruolo di quelli che gli specialisti del settore chiamano governing bodies, ovvero sia gli enti che hanno gestito finora sempre l'attività calcistica. Questi scenari sono alternativi, potrebbero anche essere modulari, nel senso che si potrebbe partire dal B, transitare per il C, finire all'A nel medio-lungo periodo, però è evidente che se si pretende di discutere di tutto, tutto assieme, e partendo dalla fine, cioè sono contro o sono a favore, secondo me si sta sbagliando, perché questa è una questione di carattere strategico, imprenditoriale, economico. Io penso che nessuno che ami veramente lo sport possa intestarsi la sua idea di sport e costringere gli altri a discutere sotto il giogo di la mia è pura e la tua è impura. Questo secondo me non è possibile. In più, il criterio della libertà d'impresa credo che dovrebbe essere caro a qualsiasi sportivo, perché la sua diciamo, la sua manifestazione più importante si chiama libera concorrenza. E la libera concorrenza non è nient'altro che lo spirito dello sport, cioè l'agonismo. Peraltro, Flavio, sul proprio canale Twitter, che è un po' il social network di riferimento, insomma, per Flavio Tranquillo, ci sono molte, insomma, sei stato molto attivo in queste ore. Ci sono anche vari approfondimenti per chi ne vuole sapere di più, sia sull'abbinamento, sull'accostamento del metodo del sistema NBA, sia nelle analogie, se ci sono, con la nascita appunto dell'Eurolega, cioè il campionato europeo per club. Della pallacanestro. Ci sono già anche delle reazioni, o meglio, tutte le reazioni. È difficile trovare reazioni positive a questo annuncio degli addetti ai lavori proprio nell'ambito del calcio favorevoli, sia per quanto riguarda leader politici, vedi Boris Johnson che ha subito bocciato questa iniziativa, sia le varie Federcalcio, quella tedesca che anzi si è detta fuori, insomma, da questa riforma, diciamo così. Ci sono squadre italiane che hanno chiesto l'esclusione dal campionato già di Milan, Inter e di Juventus. Ci sono ex giocatori come Zibi Boniek, c'è anche un ex allenatore, insomma. Da parte, scusate, confondevo Eleni Herrera con Ander Herrera, che è un centrocampista spagnolo del PSG, che dice: non è più il calcio che amo, attacco al cuore del calcio. Sostanzialmente, insomma, la linea più diffusa è: il calcio come lo conosciamo sparirà e diventerà qualcosa legato appunto al potere dei ricchi. Io so che tu, Flavio, insomma, hai pubblicato il libro in cui si parla Lo sport di domani. Non so se è questo tipo di sport e di calcio riferito a quello di domani che ti potevi in qualche modo e che ti eri immaginato. E a questo punto ti chiedo anche se secondo te effettivamente è questo, e cioè quello derogato, romanticizzato il più possibile, e che diventa semplicemente, più ancora di prima, un affare legato a un giro di soldi evidentemente sempre più importante, mica per niente JP Morgan, che è una banca importante che a noi ci capita spesso di raccontare durante le nostre dirette sulla finanza, ha già dichiarato di essere pronta a sostenere finanziariamente questo progetto. Anche in questo caso ho messo tanti argomenti sul tavolo, Flavio. Allora, provo a metterli assieme come ho provato a fare in questo libro, Lo sport di domani, che è la prosecuzione di un altro libro che parlava del caso della pallacanestro Siena all'inizio del millennio. L'idea del libro, che è l'idea che ho ancora oggi, è questa. Noi tendiamo, per tanti motivi, nel libro naturalmente dedico un po' di spazio a elencare questi motivi e dire come li vedo. Noi tendiamo, secondo me, a fare
di tutta l'erba un fascio, e quindi a confondere alcuni concetti, alcuni piani dello sport che devono essere sacri. Sacro a livello etimologico significa distinto, in un modo che naturalmente deve essere assolutamente privato di ogni aura religiosa o parareligiosa, ma io credo che i valori dello sport, che sono fondamentali per la società, siano da tenere completamente distinti da un'altra cosa che è a sua volta un valore, perché io credo di aver capito dai miei confusi e tardivi studi in economia e commercio che viviamo in un'economia di mercato in cui si presume che ci sia libera concorrenza e che il generare profitti nel medio-lungo periodo sia la chiave di concetti come sviluppo, innovazione, responsabilità sociale e altri concetti, sostenibilità, tutti molto importanti, tutti sempre più importanti, ma che non possono essere portati avanti se non c'è anche, anzi, se non c'è prima un equilibrio economico. Allora, sui valori dello sport in quanto fenomeno socio, culturale, politico, secondo me non si transige, non si deve transigere, ma questo è un campo che riguarda la politica. Questo è un campo che riguarda la politica. Bisogna che la politica, io credo, impari a prendersi le sue responsabilità, e bisogna che noi cittadini, sto parlando da cittadino adesso, con molta gentilezza, ma facciamo la giusta pressione, persuasione morale, perché la politica ci dica che idea di sport vuole dare a tutti. Tutt'altro discorso, che è parimenti, secondo me, legittimo, importante e fondamentale a livello sociale, ma non rientra nello stesso tipo di contenitore, riguarda invece lo sport come fenomeno professionistico di alto livello, di intrattenimento, che genera grandissima attività economica e che, se tutto funziona, deve generare quel ciclo virtuoso di profitti, sviluppo e innovazione, che nel lungo periodo è l'unico che ha davvero una funzione sociale. Se adesso ci mettiamo a parlare di democrazia rispetto alle libere scelte di liberi imprenditori, che nel caso, io presumo, verranno giudicati, tra virgolette, e quindi premiati o puniti dal mercato, secondo me stiamo mettendo le pere nel cesto delle mele e le mele nel cesto delle pere. E soprattutto l'esperienza finora ci insegna che non otteniamo né un risultato né l'altro. Sono convinto, probabilmente mi sbaglierò, che invece noi dovremmo puntare a tutti e due i risultati. Anticipo, se queste 12, 15, 20, quelle che saranno squadre di calcio, utilizzeranno la stessa maniera di portare avanti la loro attività da un punto di vista economico, finanziario, di gestione e di business, la Superlega sarà un super problema. Così come fino a ieri la Lega normale era un problema normale, perché queste sono squadre, è stato abbondantemente detto, che assieme non hanno messo assieme un miliardo abbondante di profitti, ma un miliardo abbondante di perdite, il che può essere benissimo una scelta libera che riguarda loro, ma naturalmente in termini sociali non ha delle ricadute positive, ha delle ricadute negative, non crea né valore né ricchezza, leva valore e ricchezza. Se, ed è un gigantesco se questa cosa è stata fatta per creare valore e ricchezza e poi saranno capaci di farlo, beh, secondo me bisogna attendere e leggere con calma quello che succede, e se questo dovesse succedere dire: sono state sacrificate delle cose, questa è la normalità nell'attività imprenditoriale, per ottenerne delle altre. È ovvio che è un se gigantesco, ma non riesco a capire come oggi, senza neppure sapere se siamo nello scenario A, B o C, possiamo essere in grado di dire voto a favore o voto contro. Io semplicemente cerco di acquisire dati, cerco di avere punti di riferimento per quello che poi, soprattutto domani, dopodomani, secondo me questa è una partita lunghissima, complessissima, che avrà grandi fasi. La pallacanestro 21 anni dopo, se non è il punto di partenza, è lì vicino, perché
questo sistema è molto complesso, il sistema intendo sportivo europeo. Però una cosa è, invece che accapigliarsi se ci sia o non ci sia la possibilità di paragonare quello che è successo all'NBA, questa è una cosa che odora di America in parte. JP Morgan, Glazer, sono tutti nomi che odorano di America. Allora la parte interessante sarà quale tipo di contaminazione ci sarà. Non è mai una contaminazione one way, a senso unico. Sarà un po' quello che viene impropriamente, secondo me, chiamato modello americano, che contamina quello europeo, e un po' viceversa. Sarà molto interessante vedere alla fine dove si fermerà la pallina. Ricordiamo che insomma, il modello NBA è completamente diverso insomma, anche da quanto finora emerso su questa Superlega e peraltro sulla quale si sono già generati delle situazioni che porteranno non so se è una trattativa o un compromesso, perché poi ci sono UEFA, FIFA e le varie federazioni hanno detto semplicemente fuori chi partecipa, mi fermo perché Flavio alza il dito. Prego, Flavio. No, vorrei dire una cosa prima che scappi. L'NBA nasce nel 1949 all'interno di un conflitto tra due leghe, una che aveva la primogenitura, BAA, e che però era in calo da un punto di vista economico-finanziario, diremmo oggi, e l'altra, NBL, che era leggermente in ascesa e però non avrebbe mai avuto abbastanza forza in presenza della BAA per dispiegare tutto il suo potenziale. Per cui sono due parti che dopo 3 anni di competizione trovano un accordo, si fondono e nasce la NBA, che capite anche a livello proprio onomatopeico, Da è la dove somma di nasce? BAA ed Certo. NBL. Quindi voglio dire, tutto questo all'interno dell'attività economica e imprenditoriale dei privati è normale, dobbiamo desacralizzarlo. Sacri sono i valori dello sport, quelli devono rimanere staccati. L'attività imprenditoriale deve essere improntata alla correttezza, all'etica, però l'etica non si misura a seconda che la squadra che tu vuoi dentro una competizione ci sia o non ci sia. Questa non è, secondo me, una maniera seria di giudicare un contesto oltretutto così complesso. Scusa se ti ho interrotto, ma diciamo era ghiotto il riferimento che hai fatto, perché nessuno oggi si ricorda come è nata l'NBA. Sanno tutti che oggi è un'azienda da 10 miliardi di ricavi. Sì, ma è partita da lì, e soprattutto dopo 4-5 anni sul mercato stavano per chiudere perché non riuscivano a starci neanche così. Ma secondo te la gente che sicuramente ignorava questo aneddoto storico importante, e ti ringrazio per averlo aggiunto, e che magari in questo momento critica quelli che sono un gruppo di aziende, di società, di compagnie che pensano al bene della propria attività, sanno che parlando di modello NBA, la NBA ha un salary cap, la NBA ha un sindacato di giocatori potentissimo, la NBA non ha il settore giovanile, la NBA ha un sistema che permette di valorizzare i giovani che escono dal college e in qualche modo di far sì che ogni franchigia ha più o meno le stesse disponibilità economiche da mettere sul tavolo quando si tratta di fare delle offerte ai giocatori, insomma, cose che sono completamente che non fanno parte del sistema del calcio e che forse è anche complicato riuscire a integrarle con il sistema attuale. Tu prima parlavi di contaminazione, che sicuramente, anzi, che probabilmente, perché come dicevi tu, siamo ancora a livello di acquisizione di informazioni, ci sarà. Però, insomma, il fatto che si parli, secondo me, in maniera troppo accesa di sistema NBA e sistema americano, secondo me siamo già fuori strada, al di là del fatto che parliamo appunto ancora del niente perché tutto è ancora da definirsi. Sicuramente siamo fuori strada, però secondo me siamo fuori strada anche quando vogliamo a tutti i costi irregimentare quello che fanno le Major League americane dentro un modello e qui un altro modello. Tanto è vero che lo facciamo di solito portando sul tavolo delle parole come democrazia, come solidarietà, che oggettivamente io trovo siano troppo importanti e troppo serie per mischiarle a territori in cui invece,
si lavora e ci si confronta, deve essere un confronto leale, ma ci si confronta competitivamente su un mercato. Su questo mercato, in ultima analisi, se hanno ragione tutti quelli, e io non lo so se hanno, se abbiano ragione, o io ho il vantaggio che non conosco il calcio, non conosco, diciamo, non ho segmentato il consumatore di calcio, non l'ho profilato, non so chi sia, non mi azzardo neanche a entrare nel territorio. Ma se hanno ragione tutti quelli che in questi minuti, in queste ore, stanno dicendo con tutta questa forza, la gente vi dirà di no, secondo me è già tutto risolto. È già tutto risolto, nel senso che vorrà dire che JP Morgan, che Key Capital, che Glazer, che Agnelli hanno sbagliato tutto, e che invece la famosa gente vorrà continuare a consumare quell'altro prodotto, che vorrei ricordare sommessamente si può continuare a fare, cioè non sarà messa fuori legge una competizione con tutte le altre squadre potenzialmente, salvo quelle 12 o 15 o 20. Sarà, se sarà così, e ripeto, non lo sappiamo, non lo possiamo capire adesso, ma se sarà così, sarà un normale, tranquillo confronto sul mercato tra imprese private o entità private, se preferite, in cui alla lunga prevarranno i migliori, se tutto funziona. Io capisco che poi nel dire così il sottotesto è: ecco, vedi, anche tu guardi solo ai soldi. Non è un problema di soldi, è un problema di economia, è tutto diverso. Cioè, l'economia è una disciplina nobile, lo sviluppo della nostra società dipende dal anche, non solo, ma anche dal far bene impresa. Se si fa male impresa, la società non si sviluppa. È evidente che per bene intendo anche il rispetto di tutte le norme etiche, però io non credo che sia possibile dettare condizioni limitative a operatori privati perché sì, perché è sempre stato così, perché a me piace così, perché a gruppi di pressione piace così. Se poi loro vorranno soccombere ai gruppi di pressione, sarà una loro libera scelta. Se invece vogliono andare dritti, andranno dritti e poi registreremo il risultato. Io sarei molto molto laico quando parliamo di privati. E qui parliamo di privati, a meno che non ci sia una visione che io non condivido, per cui non so quale spirito guida ha detto che nei secoli dei secoli la gestione dello sport è appannaggio di soggetti definiti dal diritto naturale. Io non credo che sia così, dello sport professionistico. È invece vero che la gestione di quello che io nel libro chiamo sport cultura, quella sì deve essere assolutamente appannaggio della politica, che dovrebbe farsene carico e anche metterlo nella scuola, cosa che non avviene. Però noi ci accapigliamo a seconda che il signor imprenditore XY voglia giocare nella competizione A, nella competizione B o nella competizione C. Mi perdonerete se io trovo questo un po' dissonante. E l'accapigliamento avviene con queste squadre che hanno lanciato la Superlega, la Super League, UEFA, FIFA e le varie federazioni, fuori chi partecipa, minacce anche ai giocatori che potrebbero non disputare le partite con le proprie nazionali se dovessero accettare di seguire evidentemente le società. Poi insomma c'è qualcuno anche che ha parlato di minacce anche agli arbitri, perché poi ci saranno anche gli arbitri ovviamente che dovranno in qualche modo essere garanti delle partite in qualche modo. Prima di salutarci, Flavio, perché ovviamente questo è una bomba che è appena esplosa, diciamo così, e ci sarà modo ancora di tornarci nel corso dei prossimi giorni, ti chiedo prima di chiudere, tutti dicono, ecco, il calcio di una volta finisce e comincia una nuova era. Probabilmente, e questa riflessione entra più o meno nel ragionamento che hai fatto nel corso di questa nostra chiacchierata in questa mezz'ora, e cioè loro nel senso delle squadre della Superlega, stanno dicendo: signori, il calcio è già cambiato, noi stiamo già
diciamo così, perdendo un sacco di soldi, vuoi per il Covid, ma già accadeva prima. Stiamo semplicemente cercando di adeguarci ai tempi che cambiano. Quindi non siamo noi che lo stiamo cambiando, ci stiamo semplicemente adeguando ai tempi, perché, per fare un esempio anche se vogliamo banale, non ci guadagniamo niente ad andare fino a Crotone a giocare Juve Crotone. Scusate, la Juve si prende sempre come esempio perché al centro c'è Agnelli. Facciamo il Milan Crotone Milan per poi andare dall'altra parte dell'Europa, magari ad andare a giocare contro l'Ajax. Insomma, ci perdiamo ad andare a giocare a Crotone e invece ci guadagniamo all'Ajax, e quindi perdiamo tempo, energie, eccetera, eccetera, e quindi ci conviene semplicemente adattarci a questi tempi che stanno cambiando. Non siamo noi che lo stiamo cambiando. Può essere che useranno anche a livello di comunicativo questo tipo di messaggio, secondo te? A livello comunicativo non lo so, è molto possibile, ma quello che tu hai spiegato è il fisiologico processo con cui si fanno valutazioni di osservazione del contesto competitivo e sulla base di un contesto competitivo che si ritiene essere cambiato si elaborano diverse strategie. Gli imprenditori fanno questo di mestiere, quindi io non so se lo comunicheranno. Ma tendo a presumere che se hanno preso una decisione così diversa e così di rottura rispetto al passato, lo abbiano fatto per questo motivo, ritenendo che questo corso di azione, valutato tutto, porti loro maggiori ricavi e, in ultima analisi, deve anche portare, ne abbiamo già parlato, maggiori profitti, perché se porta solo maggiori ricavi, stante il modello, o meglio la situazione attuale, poi porterà il doppio di perdite, perché da questo punto di vista questa è una sicurezza. Due cose velocissime. La prima è nella pallacanestro si è passati da questo. Non faccio giocare ai giocatori delle Olimpiadi, ai mondiali, non faccio arbitrare gli arbitri. Il risultato è che a me sembra difficile organizzare una cosa che chiamo Olimpiadi, Mondiali, Campionato di Serie A, Champions League, e dire potrei avere arbitri migliori, giocatori migliori, ipoteticamente, e non li faccio giocare. Mi sembra una punizione un po' più penalizzante per chi la mette in atto che per chi la subisce. Seconda cosa, ancora una volta, non conosco il calcio. Rifacendomi alla situazione pallacanestro, io so che al di là di quello che devo seguire per dovere d'ufficio, io guardo altra pallacanestro. Non mi è mai capitato, per mia esperienza, di chiedermi se avrei guardato l'NBA, l'NCAA, l'Eurolega, l'Eurocup, la Serie A, il campionato turco, il campionato spagnolo sulla base del modello di business, ma sulla base di quello che in quel momento da fruitore mi andava di fare. È evidente che se fossi un cliente non pagherei la stessa cifra per vedere LeBron James che pago per vedere da Tome e Rodriguez che pago per vedere giocatori di livello ancora inferiore. Questo no, questo non lo farei. Però, ancora una volta, il problema non è quanto paga il singolo consumatore, il problema è il risultato finale di tutta l'operazione in termini economici. E i risultati ce li potrà dire solo la realtà, se la vedremo, dobbiamo capire se sarà una realtà di confronto oppure se il confronto sarà esaurito in una fase di mediazione e si andrà semplicemente a un territorio diverso in cui convivono su basi diverse i due attori principali, diciamo, il sistema attuale e i top club, semplifichiamo in questa maniera, che sono protagonisti di questa primissima fase, primissima mossa di una lunghissima partita. Chiudiamo ricordando quello che è accaduto nel campionato italiano di pallacanestro, quando tre squadre, Reggio, Sassari e un'altra che adesso non me ne viene in mente, avevano firmato per un contratto pluriennale di giocare la competizione europea appartenente all'Eurolega, cioè quel sistema, insomma, di squadre e di società
capi fondatrici, insomma, che hanno poi generato due competizioni, Eurolega ed Eurocup. Reggio e Sassari firmano per l'Eurocup, a prescindere dalla posizione in classifica. La FIP e in generale, insomma, la FIBA si impongono dicendo: no, sapete che c'è, se doveste decidere di scegliere l'Eurocup e non le competizioni che noi organizziamo, vi facciamo fuori anche dal campionato italiano. Alla fine si è risolta con le tre squadre che hanno dovuto fare un passo indietro e accettando, almeno per quell'anno, di scegliere una delle due competizioni che la FIBA metteva a disposizione. Dopodiché c'è stato poi e si è creata una situazione di convivenza che tuttora esiste, insomma, più o meno forzata. Tempo è tiranno e quindi dobbiamo salutarci. Flavio, però è stato molto interessante il ragionamento che abbiamo fatto insieme. Magari ne faremo un altro prossimamente. Intanto, grazie per la disponibilità e ovviamente buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro a voi.